Mangiando pere a volontà, praticamente è 2 o 3 giorni che sto facendo 10-12 km. Oggi, no, ieri 8, e praticamente ogni volta che ho fame continuo a mangiare pere. Ieri ne ho mangiate tipo 6, è un disastro perché comunque mi rimane la fame di quando mangio 4000, anzi di quando consumo 4000 calorie al giorno, ma ne consumo circa 2000-2005, quindi è un disastro davvero. Newton, non quello della mela, ma Arthur, ossia un ultramaratoneta che nel 1922 fino al 1936 corse parecchie maratone, vinse addirittura 5 volte la famosa Comrade Marathon di 90 km, raccontava che per correre al meglio la maratona occorrerebbe iniziare una fase chiamata di tapering, o in italiano di scarico, che consente di arrivare in forma alla maratona stessa partendo già da 3 settimane prima della gara. Tra l'altro, questa è la mela che ho vinto come premio alla mezza maratona di Vigevano, dove sono arrivato nei primi 10. Non è stato l'unico premio, anche perché questa l'hanno data a tutti. Non so se al mio coniglio la mela possa piacere, potrei provare, ma in realtà lui è sicuramente molto più interessato alle scarpe, e di conseguenza sappiate che nei prossimi giorni ho qui 3 scarpe assolutamente nuove, una di Sport Time Mantova, una di Running Warehouse e una di Hoka. Una, tra l'altro, non sarà recensita fino a quando non scadrà l'embargo. Sappiate comunque che nei prossimi giorni parleremo ancora una volta di scarpe. Tornando a Newton, per almeno 60 anni, da quando pubblicò queste sue considerazioni, nessuno studio scientifico fu realizzato con l'intento di capire se effettivamente riposarsi poco prima di una maratona o di un evento importante potesse fornire dei vantaggi competitivi all'atleta che decidesse di seguire questa strategia. Ma nel 1992 uno studio di Shapley e di altri, con una strategia molto interessante, mostrò che effettivamente recuperare prima di una gara portava davvero dei benefici, e lo studio di Shapley suggerì che, per esempio, correndo 5 volte i 400 metri 5 giorni prima di una gara, 4 volte i 400 metri 4 giorni prima di una gara, e potete continuare, la performance di quest'atleta fu sostanzialmente superiore rispetto a quella di un atleta che invece correva al 50-60% del massimo del VO2 max, cosa che ci ha fatto pensare che effettivamente non soltanto conviene ridurre i chilometri, ma anche e soprattutto continuare a correre in maniera intensa porterebbe un vantaggio, un beneficio sicuramente superiore rispetto a quello invece di fare solamente corse lente. Secondo molti studi collegati rispetto a quello che vi ho appena raccontato, il suggerimento fondamentale, e qui parliamo veramente spannometricamente, è quello di continuare a correre al ritmo gara, ridurre i chilometri al posto di correre solamente lentamente. Nei miei libri You Faster, Run Faster e Advanced Marathoning i suggerimenti sono abbastanza variegati e complessi, ma sostanzialmente, se dovessi effettuare una scelta, prenderei i 5 consigli che sono suggeriti dal libro di Greg McMillan, You Faster, che quindi indica sostanzialmente che dipende sostanzialmente dall'atleta la scelta di come correre uno scarico. Secondo Greg McMillan, atleta evoluto che allena atleti evoluti, che è uno dei principali allenatori americani online, ci sono 6 suggerimenti, io ve li ripropongo abbastanza rapidamente. Secondo me sono suggerimenti davvero molto interessanti. Tra l'altro, McMillan non parla di tapering, ossia di scarico, ma parla di peaking, ossia di raggiungere il massimo della forma, ma il massimo della forma in realtà si raggiunge effettuando degli allenamenti intensi, cose di cui parleremo successivamente. Quindi, ricapitolando, i suggerimenti sono i seguenti. Primo, non cambiate la vostra routine di corsa, anche perché siete abituati, siamo dei podisti amatori,
che corrono abbastanza frequentemente e costantemente, se la cambiate potreste correre il rischio, in effetti, non soltanto di non scaricare adeguatamente, ma anche di perdere potenzialmente la vostra forma. L'unica vera eccezione a questo consiglio è quella relativa alla possibilità di essere magari leggermente infortunati, di conseguenza forse la cosa più opportuna in questo caso sarebbe quella davvero di scaricare adeguatamente. Due, sicuramente riducete il vostro volume, ma non fatelo di molto. Uno dei consigli che Macmillan dà è: a 2 settimane dalla gara riducete magari tra i 10 e i 20 minuti gli allenamenti giornalieri, a 1 settimana prima della gara riducete, togliete ulteriori 10 minuti in modo tale che poi possiate arrivare davvero in maniera più fresca. 3. Mantenete il vostro motore davvero acceso. Come aveva già indicato Shapley nel 92, anche Macmillan suggerisce comunque di correre questi chilometri a velocità e ritmi intensi in modo tale che poi possiate, tra virgolette, essere in grado di correre e memorizzare questi ritmi per la gara che dovrete svolgere da qui a 2 settimane. 4. Se avete una strategia, pianificatela e poi soprattutto rispettatela, anche perché sappiamo tutti che ci piace correre, lo vogliamo fare costantemente, continuamente, ma questo periodo utilizzatelo per rilassarvi, magari per leggere, magari per imparare qualcos'altro, o approfittatene per ulteriori hobby che potenzialmente potreste avere. Anche se vorreste in realtà correre magari più a lungo e più frequentemente, rispettate quello che avete deciso a 2 settimane prima della maratona o della gara a cui intendete partecipare. 5. Pensate comunque che avete svolto una preparazione molto intensa e di conseguenza sicuramente sarete in grado di raggiungere l'obiettivo, soprattutto se gli allenamenti intensi che avete svolto sono stati fatti ai ritmi pianificati dal vostro allenatore o pianificati da voi sulla base di una particolare tabella che avete deciso di seguire qualche mese fa. 6. Ovviamente c'è un consiglio finale che consiste nel dire: comunque è sempre un divertimento l'allenamento e la corsa, e quindi cercate di sorridere in modo tale che comunque la vita è sicuramente tutt'altro rispetto alla corsa. Utilizzate la corsa per quello che è, valvola di sfogo che comunque vi potrebbe dare davvero delle bellissime soddisfazioni. Come avevo già detto, potreste sicuramente vincere una mela e in questo caso anche il vostro coniglio sarà sicuramente contento della cosa. Ci sono chiaramente mille altri suggerimenti dedotti e derivati da tantissimi altri libri. In questi 10 minuti non è facile raccontarvi tutto quello che è possibile fare. Sappiate che ci sono, dal punto di vista tecnologico, anche degli strumenti che vi consentano di stabilire il carico dell'allenamento e la vostra eventuale freschezza. Vi allego qua sopra un link di Marco Altini, con il quale avevo collaborato sul sito di The Running Pit, dove abbiamo raccontato come effettivamente monitorare il vostro carico di allenamento e la freschezza, che è un indicatore, un parametro matematico che vi consente di stabilire se effettivamente arrivate alla gara in maniera ottimale per poi poter realizzare il vostro personal best. Ma se volete qualche consiglio di un podista amatore evoluto, il famoso Prode podista, al quale qualche giorno fa dal campo di Garbagnate ho chiesto come fare a svolgere uno scarico, lascio la parola ad Andrea, che dal campo di Garbagnate ci racconta questa cosa. Nel frattempo io vado a dar la mela al mio coniglio Bonnie. Voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Vado anche a bermi un piccolo coffee. Ciao! Guarda adesso! Buongiorno Andrea, stamattina non corriamo, so che tu ti stai preparando, stai scaricando per il campionato italiano su 10.000, come effettui di solito lo scarico pre-gara? Ma diciamo che non è lo scarico per i 10.000, perché stasera faccio gara, quindi guarda, io l'ultima settimana di solito faccio l'ultimo lavoro il martedì e poi, se sono gare davvero importanti, da mercoledì in avanti incomincio a far sempre di meno. Intanto non doppio più, faccio l'ultimo doppio lunedì, martedì lavoro e poi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato lenti a decrescere, a sensazione, come vengono. A livello di chilometri, se diciamo 3 settimane prima fai 100 chilometri, come passi all'ultima settimana? Se la settimana prima ne faccio 180, la settimana dopo ne faccio
sui 90-80 chilometri, praticamente con la gara arrivo a farne 100 praticamente. Comunque tolgo un po' di allenamenti e gli ultimi 3-4 giorni passo dai 16-17 km del mercoledì a scendere fino ad arrivarne a fare 8 il giorno prima della gara o anche un po' di meno, dipende. Per il 10.000 credo che ne farò una mezz'oretta il sabato. Però dipende anche lì un po' come siete abituati. Secondo me è fondamentale l'ultima settimana davvero fare poco e niente. Io faccio un lavoro tosto il martedì, ma si potrebbe fare tranquillamente un fast track il mercoledì. La verità è che si potrebbe anche non fare niente per tutta la settimana e solo lenti. So che comunque ti piace gareggiare, quindi come aggiungi, visto che comunque hai una gara clou, ma altre gare magari meno importanti, come utilizzi le altre gare per entrare in forma per la gara principale? Guarda, lì è un discorso, entrare in forma per la gara in principale facendo altre gare è un po' un casino, perché diventa anche difficile tante volte gestirle. Infatti l'anno scorso complice il Covid, quest'anno complice che devo migliorare i tempi fatti l'anno scorso, sto cercando di centellinarlo un attimino. Se riesco a gestire delle gare tipo al medio, allora le faccio, ma devono essere nel programma, quindi tipo mi è capitato settimana scorsa di fare una gara da 10 km perché avevo da fare un medio da 10 km, quindi ho detto me lo butto dentro in gara, se no per il resto cerco adesso di evitarle. Una cosa che mi ha aiutato tanto era stato un periodo, soprattutto con l'estivo, magari nel periodo di giugno, inizio maggio, fine maggio, in quel periodo lì di fare tante gare ravvicinate da 5-6 km e le ripetute magari la domenica, così da entrare in forma per l'ultima parte della stagione in pista a giugno. Per quello che riguarda i ritmi di allenamento dell'ultima settimana, pre-scarico o scarico, come li affronti? Guarda, i lenti li faccio sempre a sensazione, che siano i lenti di raccordo tra un allenamento e un altro o quelli di scarico sono sempre allo stesso ritmo più o meno. Ascolto un pochino il mio corpo, è proprio allenamenti senza stress e l'unica cosa importante è che davvero devo diminuire il volume. Comunque arrivando da dei volumi importanti, poi sotto gara invece cerco di tagliarli almeno della metà. So che lo dicevi sull'altro canale, tra l'altro se non siete iscritti iscrivetevi pure all'altro canale se vi fa piacere. No, sì, vi dovete iscrivere, punto. So che raccontavi che comunque fai abbastanza fatica l'ultima settimana perché comunque riducendo del 50% il chilometraggio, anche l'alimentazione un po' ne risente. Come l'affronti? Mangiando pere a volontà, praticamente è 2-3 giorni che sto facendo 10-12 chilometri, ieri 8 e praticamente ogni volta che ho fame continuo a mangiare pere. Ieri ne ho mangiate tipo 6, è un disastro, perché comunque mi rimane la fame di quando mangio 4.000, anzi di quando consumo 4.000 calorie al giorno, ma ne consumo circa 2.000-2.500, quindi è un disastro davvero. Quella roba lì, cerco sempre di stare dentro nel minimo delle proteine che mi servono, i carboidrati e niente, tutto il resto quando ho fame invece che continuare a mangiare me mangio la frutta. E il tempo a disposizione che hai l'ultima settimana, siccome aumenta visto che corri di meno, come lo utilizzi? Guarda, lì sono un po' un talebano, dovrei fare esercizi di massaggi, un po' di stretch, mobilità articolare, invece li utilizzo per riposare un pochino di più sul divano. A livello di stretching aumenti la quantità di stretching che effettui l'ultima settimana oppure resta costante? Guarda, te l'ho detto, dovrei aumentarlo nel periodo, nei momenti di fermo, cioè invece che fare un'ora e 20 di lento ne faccio 40 minuti, gli altri 40 minuti li potrei utilizzare, ma la verità è che sono un po' pigro e mi rendo conto che ne avrei bisogno come il pane, poi sotto gara, ma sono pigro. Però bisognerebbe farlo, voi fatelo. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, buona fortuna con la gara. Questo video uscirà giovedì prossimo, quindi tra 2 giorni, 3 giorni gareggerai, good luck. Ciao.